L'attesa per la finalissima dei campionati europei Italia-Inghilterra. Abruzzo in fibrillazione per la presenza del talento di manopello Marco Verratti. Servirà anche parecchia responsabilità. A Teramo, Chieti e Francavilla la partita non sarà trasmessa in piazza. A Pescara invece non uno ma due maxi schermi. Il questore Luigi Liguori. Come pensate o avete pensato di gestire l'ordine pubblico? Per quanto riguarda la finale di domani sono stati già svolti diversi tavoli tecnici, c'è stata anche una riunione tecnica di coordinamento tenuta dal signor prefetto ieri. Abbiamo predisposto un servizio particolarmente accurato e speriamo efficiente affinché i possibili eventuali ed auspicati festeggiamenti si svolgono nella massima sicurezza. Ci sono diverse decine di operatori delle tre forze di polizia che sulla fascia dalle 20 fino alle 4 del mattino saranno a fianco ai cittadini sperando che vadano a festeggiare e non si verifichino episodi di intolleranza o di teppismo come si è assistiti in altri luoghi. Evitare gli assembramenti è fondamentale, no? Però si autorizza il maxi schermo. Non le sembra un controsenso? È una provocazione? No, non è assolutamente una provocazione. Per quanto riguarda il maxi schermo, noi ci siamo battuti affinché ci fossero i posti a sedere e non i posti in piedi, affinché ci fosse il distanziamento e affinché fosse mantenuto un certo limite di persone. Noi dobbiamo iniziare a convivere con questa pandemia, garantire il divertimento in sicurezza. Il problema è quando ciò non accade, ma questo non può essere demandato solo alle forze di polizia, ma a ciascun organizzatore di un evento, e lo diciamo a tutti i sindaci, anche il signor prefetto ieri ha fatto una circolare a tutti i sindaci invitandoli per questi maxi schermi ad attenersi alle disposizioni ministeriali e alle disposizioni anti-Covid che sono particolarmente rigorose. Intanto stamane in conferenza è stata illustrata un'importante attività di polizia, presentate infatti le bici elettriche che saranno utilizzate dagli agenti del reparto della squadra volante, una sorta di servizio di controllo estivo per migliorare e aumentare la sicurezza in città. Il servizio si svolgerà sulla fascia dalle 8 alle 20, dalle 8 del mattino fino alle 20. Al momento ci sono 6 agenti che sono stati destinati a questo scopo, che sono stati prelevati da uffici diversi dall'ufficio volante, per dirlo in maniera semplice ai cittadini, per non sottrarre il servizio volante già esistente. Quindi è un servizio aggiuntivo, è un servizio che opera in sinergia con gli altri servizi sul territorio, perché siamo fermamente convinti che il presidio quasi statico sul territorio sia necessario sia per vedere meglio sia per essere meglio contattati dall'utenza e dai cittadini per risolvere le problematiche sempre connesse alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica prevalentemente.